schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un episodio di Tuning 2.0 per quanto riguarda la seconda auto uscita oggi, e penso che queste siano le ultime due auto che Rockstar rilascerà per il momento. Poi aspettiamo tutti quanti un prossimo aggiornamento, quindi vedremo che cosa tirerà fuori. Allora, questa è l'auto in questione, la Lampada di Michelli, qualcosa del genere. Secondo me è un prezzo un po' troppo esoso, perché 1.225.000 per una sportiva classica comunque va bene. Lasciamo stare i commenti. Qualcuno mi ha detto, dice, le auto ci stanno, sotto al video precedente, perfetto, le auto ci stanno, però io giustamente esprimo un mio parere, ragazzi. Per me l'auto di prima era un bidone, questa qua è un semi bidone, cioè l'ho provata anche come auto, non è tra le più veloci, anche perché come sportiva classica, ragazzi, secondo me esteticamente ci potrebbe anche stare, esteticamente, però la trovo inappropriata come auto. Secondo me non è una grande auto, però ripeto, ci sta, è stata messa, ci sta che a qualcuno può piacere, ci sta tutto ovviamente. Però comunque sia, 1.225.000, un po' troppo esagerati per un'auto di questo tipo, secondo me. Voglio dire, ci sta l'Infernus Classic, che è molto meglio, ci stanno parecchie auto che sono migliori di questa a livello di sportive classiche, secondo me, e sono anche molto più veloci, molto più prestanti come auto. Per quanto riguarda le modifiche, che dire delle modifiche? Le modifiche sempre scarse su tanti veicoli, perché, cioè, che modifiche gli vuoi fare a una macchina del genere, raga? Su, parliamoci chiaro, io mo qui ci ho messo il neon, giusto per, però il neon sotto un'auto del genere non va, cioè è proprio inappropriato. Il neon potrebbe andare, che cazzo ne so, sotto una Nero Custom, sotto una LG Retro Custom, sotto ste auto qui, per carità di Dio, vabbè, il neon c'è chi lo mette pure sotto al Vespino se potesse, infatti io lo metterei pure io il neon sotto al Vespino se potessi, però ci stanno alcune auto che il neon non va, come altre modifiche, voglio dire, secondo me non ci stanno. Quindi ognuno la modifica a suo gusto. Questi sono tutti quanti i vari pezzi che ci sono in quest'auto. Io adesso sto tirando fuori, diciamo, un modello di auto. Se vi piace, fatevela pure voi come ho fatta io. Se non vi piace, non la comprate proprio, perché secondo me allora, noi abbiamo 120 posti auto, ragazzi, no? E continuiamo a comprare, poi quando c'è bisogno di fare un glitch, tanti pare che gli piagne il buco del culo per buttare via un'auto e comprasse magari un, non so, un'officina o comprare altro. Io sono del parere che le auto noi potremmo avere pure 250 auto, perché ho sentito gente, ma servono più garage, per far che? Per comprarle tutte le auto? Ma mo perché ci avete i soldi grazie ai glitch? Perché se no voi 120 posti auto non li compravate, non li facevate tutti sti garage, 6 garage, questo, quello e quell'altro. Regà, parliamoci chiaro. Mo perché giustamente ci stanno persone che come me magari hanno soldi a scatafascio e comprano ste macchine.
per collezione, cioè sta per collezione, ma quando cazzo le usiamo? Se stiamo in giro in sessione sempre con la Deluxe, cioè io no, però c'è gente che sta o con la Deluxe o con l'Oppresso. Comunque sia, l'auto è questa, ragazzi, non è che sia tutto sto granché. A me personalmente non piace, l'ho comprata per farvi un episodio di tuning. Proverò a fare dei test di guida tra questa e la nuova sportiva classica e tra queste sportive classiche e quella che secondo me, a parere mio, è la più veloce tra le sportive classiche. Quindi andremo a vedere come va quest'auto, perché uno compra un'auto perché è veloce, perché va, sì, la compri pure perché è bella, però come si dice, pure la velocità non guasta, e secondo me questa, per quanto riguarda velocità e manovrabilità, è un vero cesso. Il mio consiglio è che se vi piacciono le auto, compratela, altrimenti non la comprate, perché secondo me non ne vale la pena. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.